accanto ai vitigni autoctoni hanno da sempre piantato, già a metà degli anni 70, i vitigni francesi, quindi è nel nostro DNA unire questo connubio. E credo che sia un binomio vincente. A me piace dire che è come bere la Sicilia da un punto di vista francese. Papà era francese, mamma siciliana. Due numeri sulla produzione, beh, noi facciamo circa, ora vado a memoria, 600-650 mila bottiglie tra l'Alcamo, che si trova in grande distribuzione, e l'Alcamo classico, che invece è riservato, il Casali, che è riservato all'Oreca. Il Cataratto, ecco, considerato un po' l'uva dimenticata della Sicilia, è un po' come la difesa del panda, se me lo lasciate passare. No, sono molto orgoglioso di difendere questo vitigno, ma accanto a noi, che siamo i più grossi produttori, ci sono poi piccole realtà, piccole aziende che continuano il loro lavoro di difesa di tutto un territorio che secondo me è spettacolare.